In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Le mie piaghe emanano odore, sono marcite a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. Sono torturati i miei fianchi, in me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, davanti a te ogni mio desiderio, il mio gemito non ti è nascosto. Palpita il mio cuore, le forze mi abbandonano, si spegne la luce dei miei occhi. E l'orante del Salmo 38. È lui che grida al Signore, o forse semplicemente sussurra, perché non ha più voce per gridare, né forza per sbattere pugni e alzare il capo. Ma chi sta male lo sa. Non ha stimoli né slanci, gli rimane solo lo stare dentro la malattia e sperare in Dio. Ecco il lebbroso di oggi. Il lebbroso, non solo piegato da una malattia che dilania il corpo e la carne e ti lascia un odore nauseante da sopportare giorno e notte, ma il lebbroso è anche e soprattutto colui che è isolato dalla comunità, dagli amici, dai parenti, solo, completamente solo, addirittura lontano da Dio secondo la religiosità del tempo. La malattia, infatti, era la diretta conseguenza del peccato, una sorta di maledizione inflitta dall'Onnipotente. Ebbene, al diavolo questa religione. Il lebbroso del Vangelo di oggi incontra non il Dio che maledice, ma il Dio della misericordia, il Dio della compassione, il medico dei malati, e Gesù. Gesù che ti guarda, ti cerca, ti aspetta. È lui che squarcia le tenebre dell'isolamento, dell'ostilità, della cattiva religione e si china sul dolore degli uomini e non ha paura di toccare le ferite, pur putride e contagiose della lebbra. Così allora, quello stesso orante del Salmo 38 potrà concludere in altro modo la sua preghiera e lo farà così. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano, accorri in mio aiuto, Signore, mia salvezza.